La separazione tra Francesco Totti e Ilaria Blasi è uno dei gossip del momento che sta facendo molto discutere negli ultimi mesi. La storica coppia ha già iniziato le pratiche per il divorzio e la questione si sta facendo sempre più complicata. Scopriamo di più. Il rapporto tra Francesco Totti e Ilaria Blasi è complicato già da diversi mesi. Per gli ex coniugi Totti, in questi giorni dovranno trovare un accordo disciplinato, probabilmente avverrà in tribunale e non per via extragiudiziale. Entrambi con il loro lavoro e tantissimi sacrifici hanno creato un vero e proprio impero economico, ma soprattutto hanno realizzato una famiglia. Dal loro amore sono venuti al mondo ben tre figli, Christian nato nel 2005, Chanel nel 2007 e la terzogenita Isabel nata nel 2016. Non solo, perché fanno parte della loro famiglia anche due gattini, amatissimi sia da Francesco Totti e sia da Ilaria Blasi. Che fine faranno questi due bellissimi animaletti? Scopriamo a chi andranno, i gatti di Ilaria Blasi e Francesco Totti. Anche per lo Stato italiano i nostri animali domestici sono riconosciuti quasi alla pari dei figli, infatti, c'è quindi la possibilità di regolamentare il loro affidamento all'interno degli accordi di separazione o divorzio ed è quello che accadrà nella famiglia Totti-Blasi. In questo caso, i due amici si chiamano Donna Paola e Alfio, sono amatissimi dai figli dell'ex coppia e anche dai diretti interessati. Ora domanda che tutti si stanno facendo è, da chi andranno i loro due gatti di razza Sphinx? Bisogna vedere cosa stabilisce la legge italiana in caso di separazione, scopriamo di più, Donna Paola e Alfio a chi andranno? Tutta il patrimonio di Francesco Totti e Ilaria Blasi ammonta a una cifra davvero stellare. Anche i loro due gatti sono costati una fortuna, infatti, sono di una razza molto prestigiosa. Donna Paola è stata acquistata nel 2019, invece Alfio nel 2021. All'inizio il pupone non aveva un buon rapporto con i due animaletti, ma inevitabilmente si è affezionato, ma ora che Ilaria e Francesco si sono separati a chi andranno? Innanzitutto non è vero che gli animali domestici vadano da chi li ha acquistati o al proprietario che risulta sul loro libretto sanitario. La pratica è ben diversa, infatti, sarà il giudice a valutare, proprio come succede con i figli, la priorità è il benessere dei due animali. La Cassazione ha stabilito con il decreto 13 marzo 2013 che il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore.